senti, uno guarda il tabellino 0-0, dice a Fermana è venuta qua a fare quello che ha fatto ultimamente, tanti pareggi, spesso per 0-0, in modo anche qualche volta catenacciaro. Invece, se guardiamo, ci sono stati episodi, una parata di qua, due occasioni nitide per il Padova, però è cambiato qualcosa rispetto al solito, la formazione. Ah, e quindi? No, è per quello che il Padova è stato meno incisivo del solito. Per un giocatore? No, per la Roma, a parte il portiere, ma mi sembra che questa volta, se posso dirti, rispetto alle ultime uscite, meno spettacolo, meno attaccanti con la foga di far gol. Ho visto un Padova, secondo me, ha fatto un passetto indietro. Fermo restando che è buono il punto, comunque è un cambiamento. Pensiamo di vincere tutte, bisogna prendere Real Madrid. No, cioè, capito, però. Se pensiamo di vincere tutte, dobbiamo prendere Ronaldo, Cristiano Ronaldo e Ibrahimovic. Cioè, mi viene ma non da dire... avrei fatto un pensiero ad allungare in classifica, sinceramente. Eh beh, ho giocato per il pareggio. Cioè, assolutamente. Con 8 difensori. Ma volevo capire perché il Padova stasera è stato meno brillante rispetto al solito. Perché non tutte le partite si giocano. Possono giocare, cioè mi sembra che chi ha giocato a calcio possa capire che qualche partita si possa giocare sottotono o per la bravura dell'avversario che ti crea pochi spazi. Cioè, mi sembra che sia una domanda poco opportuna, sinceramente, perché mi sembra che non è che le possiamo giocare tutte allo stra bene, stra aperti. Giochiamo con tre attaccanti, perché non abbiamo giocato con tre attaccanti? Capito? Sì, no, visto hai cambiato anche un po' il modulo, cioè davanti hai fatto le tre punte. E ci sta, quindi merito anche della Fermana. Vabbè, c'è mi sembra che nelle ultime 7 partite ha fatto 5-0-0, ha vinto il Salò. Sì, sì. Cioè, cosa vogliamo? Pensare che la Fermana venga qui e ci regala la partita? Qualche volta ha il merito anche degli avversari che ci chiudono gli spazi, cominciano a conoscerci i nostri pregi e noi dobbiamo essere bravi a cercare di essere più veloci. Ma io vorrei sfidare a che dire che il Padova deve essere a 6 punti dalla prima a 2 giornate. Ah no, no. E allora cosa mi dici la domanda? Che il padre ha fatto un passo indietro, che abbiamo giocato a rimpiattino, che ho giocato speculando. No, 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 rispetto alle ultime uscite. Sì, ma c'è anche l'avversario, Perfetto. Cioè, non è che gioco contro il Pinco Palino. Cioè, ha vinto solo 2-1 2 settimane fa la Fermana. Sì, cioè, sì. C'è davanti 2 giocatori che hanno fatto la Serie A, cioè. È che hanno fatto robetta. Cioè, mi sembra che gli altri siano scarsi e noi dobbiamo schiacciare. Non è così il calcio, Non no, è così. No, mica detto, anzi, la Fermana è un'ottima rosa. Allora, cioè, mi sembra che io lo prendo ben volentieri lo 0-0, perché queste partite qui di solito una squadra non concentrata perde. Te lo dico in anteprima, perde. L'anno scorso l'hanno perse molte squadre più forti di noi. E noi siamo stati bravi 0-0, abbiamo tentato fino alla fine di scardinare il loro impianto di gioco. Abbiamo sbagliato un gol con Marcandella, abbiamo sbagliato un gol con Tabanelli, abbiamo avuto una mezzo rigore, hanno avuto loro una palla, per la prima palla l'hanno avuta loro con, non so se loro prima, con la seconda, no, la prima noi la Marcandella, seconda, sì. E quindi ci sta, la partita giocata, secondo me. Io sono molto felice di quello che stiamo facendo. Quindi non vedo, devo vedere il bicchiere non pieno, straboccato di quel bel po', e straboccato da un bel po' questo bicchiere, perché se no comincio a diventare, dopo anch'io polemico, no no, ma guarda, ecco, non dopo è divento polemica. Polemico anch'io, guarda, non è polemica, è che magari i tifosi si aspettano, giochi in casa contro la Fermana, poi aspettano magari che arrivi a quinta, i tifosi ci hanno applaudito fino alla fine, sì. E cioè, mi sembra che no, tra virgolette, un po' di delusione per il io delusione non ce l'ho, ti dico la verità. Tu no, magari io, la mia Stefano, certo. No, sei senza voce, insomma, ai ragazzi invece cosa hai detto? Nel senso, hai fatto passare il messaggio che è un calo fisiologico che ci può stare, o ti sei un po' arrabbiato, gli hai detto queste partite le voglio vincere? Io vorrei vincere anche la partita del giovedì contro gli allievi, sì. È normale, però non tutto si può avere nella vita e tutto subito, e quindi venivamo da 4 vittorie, un pareggio, 4 vittorie, ma stiamo scherzando che ci lamentiamo per uno 0-0? Oppure vogliamo creare un problema al Padova? Se volete creare un problema a me, ve lo dico che divento non un animale da guerra, no, di più. No, un momento, cioè, mi pare che stiamo un po' esagerando. Perché, scusa? Ma perché? Mi pare che ci siano drammi. No, ma mi sembra uno 0-0. Cioè, lo dobbiamo prendere. Non è certamente stata una grandissima
Ma l'ho detto anch'io che non è stata una grande partita, ma bisogna dare merito anche agli avversari. Non è solo che vuol creare problemi. No, no, mi sembra di sì a me. Ma no, ti ho detto un passetto indietro, penso che non sia uno scandalo dire un passetto indietro. Ma io ti dico la verità. Io sono abituato, scusami, ho visto il padre ultimamente, creava 7-8 palle gol a partita, indipendentemente dall'avversario. Arriva, sappiamo come gioca questa squadra, la Fermana. Arriva stasera di palle gol nitide, ne hai avute due. Due. Di solito sono 7-8. Non... Lascia stare lo 0-0, per quello ti ho detto, ma non perché hai fatto male. Anzi. No, ma io ti ho detto che il due palle gol molto va al merito alla Fermana. Questo è vero. Io non sono uno di quelli che non do merito agli avversari, anzi, molto merito va alla Fermana, che ci ha chiuso le ripartenze sulle fasce, che ci ha raddoppiato i due esterni. E mi sembra che a Salò, rivedendo la partita, la Fermana ha fatto una partita ottima, ha vinto 2-1 contro una squadra che doveva vincere il campionato, che è Salò. Cioè noi oggi abbiamo fatto uno 0-0 che lo prendo con il grande, ci sta, e quindi sono contento. Poi ho detto, voi, perché tutti vorremmo vincere, no? Anch'io, sì, però ho detto, prendiamolo tutti anche con un bicchiere pieno, cioè se andiamo a cercare il negativo, già io lo trovo finita partita, secondo voi non avrò trovato il negativo? L'avrò trovato sì, molti passaggi sbagliati. Se mi dicevi che tecnicamente avevamo fatto un passo indietro, questo ero d'accordo. Infatti ieri in conferenza stampa avevo detto, la partita si svilupperà se sbagliamo poco tecnicamente, giusto? Abbiamo sbagliato tanto tecnicamente, che di solito non sbagliamo. I passaggi, gli stop orientati, oggi... Anche però c'è cazzo. Anche certo, ma più gli stop... Gli stop, uno si deve dare una mossa. Gli stop, secondo me, oggi li abbiamo sbagliati tutti i versi rivolti alla nostra porta. Ma questo è colpa dell'allenatore, che oggi mi ha detto che andavano fatti verso la porta avversaria. E quindi mi prendo le mie responsabilità. Però mi sembra che siamo... molto avanti rispetto a quello che no, è vero che magari si perdeva una partita così anche. Ecco, io volevo dire questo. Invece, cambiando il discorso sull'aspetto della formazione, sono stati due cambi, a parte vabbè il portiere, gli altri due cambi, hai pensato alla partita fra 5 giorni? No. Una specie di turnover? No. Cioè tu dici Zirco al posto di Contessa e Marcandella al posto di Cisco? Sì. E chi c'era al posto di Cisco? Se al posto di Marcandella o Cisco Marcandella? No, vabbè, più che altro il terzino, insomma. Terzino vuole? No, le aveva fatte tutte, no. Contessa? Ecco, bene appunto, hai detto, ti sei risposto, le ha fatte tutte. E quindi hai pensato di dare un pensato che era un momento, visto le ultime due partite, un po' in calo. Mi sembra che Zirco il primo tempo ha fatto bene. No, forse è stato migliore. Ecco, e allora vuol dire che non ci ha visto male. Non è inciso Zirco che non abbiamo vinto. Secondo me è molto... tecnicamente. No, ma se hai pensato alla partita No, ho pensato che ho visto stanco c'è Contessa e quindi dovrò dargli un turno di porto. Secondo me noi oggi abbiamo sofferto più del Lecce a centrocampo rispetto ad altre partite. Ieri, Puzzetti, Asprazzi, Pinzi bene i primi mezz'ora, poi è calato perché era munito. Infatti per quello non sono arrivati i rifornimenti alle punte, non ha mai dato perché davanti le cambiate tutte, le ha messo tutti gli attaccanti. Quindi l'ho messo tutti gli attaccanti, quindi secondo me oggi la partita è stata tecnicamente non svolta bene a centrocampo e quindi non hanno rifornito le punte. Benissimo, e quindi ecco, questo sì. Posso fare una domanda? Sì. La prossima gara la facciamo con una squadra che ha preso ancora meno gol rispetto a Fermana. Ecco, pensa di studiare qualche contromisura, perché probabilmente essendo anche i primi in classifica incontrerete una serie di squadre. Normale, però ormai eravamo abituati e avevamo trovato un sistema per scardinare questo, perché lo stesso Mestre e lo stesso Tristina era venuta qua a aggredirci, non farci giocare. Oggi è mancata secondo me anche la velocità di esecuzione, siamo stati lenti la trasmissione della palla e quindi molto, io do merito anche alla Fermata e quindi dico, se ha fatto 7-0-0 qualche merito dovrà averlo. Noi ci abbiamo messo l'allenatore, non fargli capire che gli stop andavano fatti verso la porta avversaria, non bisognava girarsi con la palla perché molte volte l'abbiamo persa che volevamo girarsi, e quindi quello. Poi non si può avere la squadra al top per 34 partite, oggi hanno calato un blocco centrale perché quello davanti l'ha cambiato tutto, quindi tutto quello, quanto è andato meglio? Quando i due freschi
hanno dato un po' più di spinta, Tabanelli che ha avuto l'occasione, De Risio che ha dato un po' più di fisicità, abbiamo creato un po' di più, un po' di più. Però io sono detto, sono felice, cioè tutti vorremmo vincere, però sono felice perché questa squadra qui, 3 mesi fa, questa l'avrebbe persa. E invece oggi mi ha fatto 8 risultati positivi, finalmente non abbiamo preso gol, perché quello che cominciava a interessarmi non abbiamo preso gol. Dovrò, i rigori secondo me c'erano, però non è dare contro la Fermana, è perché è già 2 conferenze stampa che sento dire al Padova hanno dato 7 rigori. E ne ha dati 3, come ne ha dati 3 al Vicenza, 4 al Pordenone, 3 alla Salò, cioè noi non è che ne abbiamo avuti 7, quindi non vorrei che ci fosse un condizionamento generale, questo ho detto solo in conferenza ieri, cioè 7 io non li ho avuti, oggi ci poteva stare anche uno di loro sul Sansovino, ci poteva stare, ma io sono onesto, guarda che, però su Trevor il primo mio me lo devi dare, e quindi non vorrei che ci sia questo. Poi io sono autocritico, quindi non mi dispiace che ho detto che vogliamo tirare. Ma no, ma vabbè, hai capito. Cioè, sono autocritico, devo cercare di migliorare la velocità di palla oggi, e l'avevo detto. E quindi cercheremo da domani di avere con la Reggiana un altro impatto. Perché io, se mi dicessero, quando ho iniziato il ritiro, a 2 giornate dalla fine, 6 punti dalla seconda, 7 dalla terza, con una partita in meno, avrei firmato con le mie unghie e il sangue, scusate. Comunque sta giornata, pur pareggiando in casa, abbiamo o guadagnato o mantenuto. Ho mantenuto quello. Non è quello. E non ho preso gol che a me cominciava a darmi. Insomma, erano 6 partite che prendeva. E infatti cominciava a darmi noia. Forse, ecco, forse un messaggio, tra virgolette, alla squadra l'ha recepito questa sera. Di non far fare gol all'altra squadra. Ecco, a tal proposito, ho sentito, come funziona con te di solito? Cioè il portiere adesso ha giocato nell'altra area male, ritorna nei ranghi o... Non lo so. Ecco. No, dovrei vedere prima, parte di vedere... Perché ha fatto anche bene, no? Per me ha fatto benissimo. Cioè, ha tolto un gol. È uscito bene, ha lanciato bene. No, per me ha fatto bene. Ma questa è la forza nostra. Ma tu di solito consideri uno titolare, poi... È normale, il portiere è un... giocatore non di movimento. Ok, quindi se Bindi recupera gioca. Certo, a meno che ancora gioca a Pegasus, mi fa ancora 3 miracoli, poi succede come ha fatto Donnarumma con Lopez. Sì, sì, sì. Col senno di poi senza nessuna polemica. Potendo tornare indietro, avrebbe schierato la squadra del secondo tempo fin dall'inizio? No, perché Tabanelli non aveva i 50 minuti e Cisco. Se continuiamo a dirgli che è un campione. Sì, infatti posso dire. Se continuiamo a dirgli che è un campione, Cisco, poi dopo pensa di essere un campione. Ci crede. Non benissimo. È questo, vedi allora, vedi la difficoltà mia. Che quando io ho visto Marcandella, e secondo me ha fatto bene la prima mezz'ora Marcandella, perché secondo me mezz'ora ha fatto bene, poi lui è un testone che si allena un giorno sì e uno no, e quindi ho dovuto rispolverarlo ieri. Però secondo me ha fatto bene mezz'ora, anzi è stato più pericoloso Marcandella, anche nell'uno contro uno. Cisco, se continuiamo a dire che è un campione, fa le figure che ha fatto stasera, ma la colpa è mia, che non l'ho protetto nel momento che aveva fatto i 2 gol al Darmigoleff, quindi la colpa è mia. Senti, anche se c'è tempo, ma secondo te, giusto anche per capire il campione nella prossima partita, perché si dice la Reggiana ha una buona difesa, però è una squadra in gran forma, sta rimontando, nella loro testa, secondo te, c'è l'idea di venire a Padova per provare a accorciare e farcela ancora? Penso di sì, spero di sì, spero di sì, perché... Cioè, è meglio viso aperto. E certo, come ha fatto la Triestina, come ha fatto il Mestre, spero di sì, perché all'inizio la Reggiana era candidata a vincere il campionato, quindi mi viene a dire che venga qua per giocare, per vincere la partita, e noi di conseguenza dobbiamo essere bravi a sbagliare meno passaggi, a sbagliare meno stop verso la nostra porta, a essere un po' più veloci nella circolazione di palla. Oggi per la prima volta ho visto la mia squadra circolare la palla lentamente, forse la prima. Grazie mister. Grazie ragazzi.
aspettavi di giocare, insomma, quando mi ha lasciato la distinta un po' siamo rimasti spiazzati, scioccati, perché non sapevamo che Vinny sarà fatto male. In realtà non me l'aspettavo, stamattina mi hanno detto la notizia e quindi mi sono fatto trovare pronto, dai. Ma Jack ti ha dato qualche consiglio all'ultimo minuto? Mi ha detto di stare tranquillo, di fare il mio che so farlo, quindi mi ha detto così. Ecco, subito hai scaldato i guantoni al sesto minuto su quella parata, poteva adesso a posteriori, pensandoci bene, cambiare in negativo veramente il volto di questa partita? Sì, mi sono fatto trovare pronto, come ho detto prima, e è andata bene, dai. Sei contento della tua prestazione, poi esordio da titolare in campionato? Sì, della mia prestazione sì, diciamo che sono contento. Che partita è stata? Partita tosta, perché loro si difendevano fino alla fine, non hanno mollato niente, noi abbiamo avuto due occasioni, non siamo riusciti a sfruttarle, quindi altre volte ci è andata bene, questa volta non si è riusciti a fare gol. Potevate lavorarvi campioni campioni di base, ma comunque si allunga la striscia positiva, l'importante è quello, non si possono vincere tutte, insomma ci sono mille cose che si possono dire, no? Sì, no, esatto, quindi l'importante è non aver perso e aver mantenuto i 6 punti di distanza che avevamo da Renate. Poi se vincevamo tanto meglio, però non è andata così. C'era qualcuno della tua famiglia sugli spalti, non ti ha vederti, oppure nessuno all'ultimo è riuscito a liberarsi? No, nessuno, non l'ho detto a nessuno perché io sono abbastanza scaramantico e quindi non l'ho detto a nessuno. Vabbè, e non c'era nessuno. Visto in TV? Sì, no, in televisione credo che i miei genitori non li ho ancora sentiti, ma credo che loro e i miei fratelli, quindi l'ho visto. Sì, no, anche la bella ragazza l'ho visto. Quindi però non avete sentito nessuno, ho detto no, non venite, che dopo magari... No, esatto, perché con la Tristina non sono venuti e ho vinto 5-0. Adesso non sono venuti, quindi... Sei riuscita a vincere, dai. Quindi è un ordine che tu dai. No, non è un ordine, è un ordine silenzioso perché non lo dico, quindi. No, dai, sono contento. Va bene così. Avanti adesso con la Reggiana sabato sera, che li vediamo, oppure si riprende Jack secondo te? Assolutamente. Che domanda. Sinceramente spero di che mi rivediate. Però deciderà il mister questo, io mi alleno bene tutta la settimana, poi vediamo. Ovviamente magari l'allenamento di tiri un po'. No, assolutamente no. No, stiamo scherzando. Certo. Complimenti. Grazie. Allungate la striscia, ma stasera non è arrivato il tanto atteso titolo di campioni d'inverno come tu mi anticipi, però insomma si va avanti. Sicuramente lo spero tanto, poi dopo decide il mister come detto prima. Partita dopo partita. Io spero, io mi faccio trovare pronto, mi alleno sempre bene. Quindi speriamo che andiamo a casa di un punto, vogliamo un bicchiere pieno, pensiamo a sabato. È una cosa importantissima anche in casa di non ci sbagliare assolutamente. Ecco, stasera forse la fermata a un certo punto vi ha un po' blindato, no? Si è messa là dietro ad aspettarvi, avete fatto a trovare spazi, però un paio di occasioni le avete avute, mancato forse un po' di lucidità, un po' di cinismo lì davanti. Ma quello sì, comunque l'avevamo preparata, perché tutte le squadre che vengono qua cercano di chiudersi. Sì, e poi magari ripartire in contropiede come ho fatto questa sera. Noi non dobbiamo rischiare, tanto niente qui ha scontato e sappiamo che comunque alla fine sarà molto difficile vincere tutte le partite o provare a vincere tutte. Non sempre possiamo vincere, stasera è mancato quella cattiveria in più per portare questi 3 punti. Ecco, a un certo punto l'arbitro ha fischiato un fallo, ha interrotto un'azione vostra, tu hai avuto un gesto di stizza e hai buttato via il pallone. C'era un po' di rabbia nel non riuscire stasera magari a portare a casa la partita, che magari era la vostra portata, no? Ma loro secondo me sono venuti qua per il pari, perché ho visto un po' la reazione, anche i giocatori si stavano a terra, l'arbitro non è stato, diciamo, in grado di controllare la partita, perché secondo me gli ultimi minuti poi ha fatto anche meno recupero e quindi ci ha incuriosito sia l'atteggiamento loro che ogni volta che la posizione ci metteva un minuto, anche l'arbitro non sapeva mai questo. Adesso a Reggiana diceva il presidente, forse gli stimoli vengono da soli a una partita così, non che stasera non ci siano stati, però magari la Reggiana è anche un buon momento, comunque è la penultima del girone d'andata, quindi magari potremmo vedere un Padova un pelo più brillante. Ma sicuramente contro la Reggiana, che mi fa i saluti, sta bene, ha fatto tanti risultati positivi nelle ultime partite, quindi sarà una partita che non dobbiamo sbagliare assolutamente davanti al nostro pubblico.